I Gorgonazzi, dottori Gorgonazzi, cos'è l'allenamento sequenziale e come nasce questa idea di allenamento sequenziale che in Italia così è poco conosciuta? Sì, l'allenamento sequenziale nasce fondamentalmente dall'idea di risolvere alcuni problemi principali, tipici degli approcci più tradizionali all'allenamento, quelli diciamo che si trovano nelle palestre o che comunque sono un po' diffusi ovunque. Nasce ormai 5 anni fa. Fondamentalmente si tratta di, cioè il nostro obiettivo era quello di risolvere due problemi principali, che sono il problema del tempo e dello spazio. Con il tempo intendiamo dire risolvere il problema di poter fare attività inserita, allenamento inserita all'interno di quello che è lo stile di vita di una persona. Un servizio questo che difficilmente, anzi, non viene in genere offerto nei luoghi dove invece si deve adeguare a orari stabiliti, esigenze diciamo reciproche degli istruttori piuttosto che anche delle persone. E l'altra problematica che risolviamo è quella dello spazio, quindi inteso come offrire la possibilità di creare un percorso che sia cioè che possa essere svolto ovunque, o meglio, che possa essere svolto in funzione delle esigenze della singola persona. Quindi non si è vincolati a una palestra specifica, a una casa, ma il percorso viene organizzato in funzione delle esigenze individuali. Abbiamo persone infatti che sono addirittura itineranti o comunque hanno bisogno proprio di un percorso che sia ogni volta aggiornato e adeguato alle proprie esigenze. Facciamo un esempio, arrivo Sì. qua io che dico, io ho mezz'ora, 3 volte a settimana e sono Esatto. sempre in giro per lavoro, giro per alberghi, non torno mai a casa a dormire. Che Esattamente. allenamento potrebbe avere? Esattamente, questo è proprio un nostro cliente tipo, nel senso che ha questa esigenza, deve risolvere i problemi appunto che accennavamo prima. E in questi casi, quindi, anche qui l'approccio che abbiamo noi è completamente invertito rispetto a quello più tradizionale, cioè non siamo noi ad offrire un menu di cose da fare, ma siamo noi che sulla base di valutazioni iniziali andiamo a stabilire che esigenza una persona ha e di conseguenza indicare cosa deve fare nei tempi che ha a disposizione. Quindi creiamo un pacchetto adeguato appunto all'obiettivo, mentre invece in genere succede il contrario. Io ti offro questo, scegli quello che ti piace di più. Noi abbiamo ribaltato questo concetto, ci dici di cosa hai bisogno e come sei organizzato e ti creiamo un percorso su misura per te. Chiaramente, preliminarmente c'è una visita medica per capire le problematiche anche fisiche, la resistenza C'è una e tutto. visita di base, esatto, che anzi fondamentalmente questo è il punto di partenza obbligatorio per poter iniziare un percorso con noi, cioè che è proprio quello di conosciamoci, quindi facciamo un primo incontro dove facciamo un'anamnesi approfondita di tutte le caratteristiche fisiche, fisiologiche, ma anche proprio dello stile di vita individuale, come nell'esempio che mi facevi prima, e da lì partiamo per andare poi intanto ad indicare il percorso più giusto e poi andare a vedere come si può svolgere, come dicevo prima, nei tempi e nei luoghi dove è possibile farlo. Cioè come si può gestire l'allenamento sequenziale sotto lockdown? Adesso non siamo proprio in lockdown sparato, però diciamo collegato alle restrizioni Covid, perché le palestre, quelle diciamo generaliste, sono chiuse, però qui stiamo parlando di un allenamento comunque individuale e Esatto. più mirato e che una persona può fare anche a casa. Esatto, noi abbiamo questo anche prima del Covid, in realtà avevamo e abbiamo ancora diversi percorsi, tra cui appunto quello che ormai da un anno a questa parte con il Covid è diventato unico, è quello da poter appunto svolgere anche a casa di fatto. Più in generale appunto c'è la possibilità di seguire percorsi più avanzati che vengono svolti proprio insieme nella nostra base operativa dove siamo adesso, a Parma. In condizioni normali. Ci sono versioni, diciamo, intermedie che prevedono anche una parte didattica dove si fanno comunque degli incontri, non veri e propri allenamenti in quei casi, dove comunque si provano le cose insieme, si correggono gli errori,
e si condividono appunto i dettagli del programma, e poi ci sono le versioni completamente a distanza, che però anche qui sono, prevedono un'assistenza molto approfondita, tra cui ad esempio noi abbiamo una piattaforma online dove ogni persona ha il proprio account, quindi nulla a che vedere con video lezioni o cose di questo tipo, ma proprio un account individuale dove ogni persona può andare a vedere cosa deve fare, video, dimostrazioni, oltre all'assistenza classica che facciamo costantemente. Abbiamo parlato di video lezioni, raccontiamo, sì, quindi, perché di video lezioni il web, YouTube c'è pieno, è pieno il mondo, così, sì, come è pieno di quei programmi tipo 7 minuti di allenamento, 14, sì, minuti di allenamento, manuali, app, sì, cioè, sì, c'è, sì, sì, di, sì, tutto, che offre tutto il contrario di tutto. Sì, sì, esatto. Qual è la differenza tra l'allenamento sequenziale e quel tipo di app? E un'altra domanda, c'è chi sostiene che quel tipo di allenamento fatto così random e senza, sì, essere seguito possa anche arrivare a fare male, ad esempio? Sì, esatto. Noi siamo sempre stati molto critici nei confronti di questo tipo di approccio, che poi alla fine è un problema che si è preesistito. Prima del Covid erano i corsi collettivi fatti in palestra, poi sono diventati adesso le video lezioni, ma di fatto è la stessa cosa, quindi proposte completamente indifferenziate. Immaginiamo che dietro questi schermi ci possono essere un anziano, un giovane, uno con un problema al ginocchio, uno con un'ernia, uno con qualsiasi cosa, la proposta invece è indifferenziata. Poi ci sono dei tentativi di giustificarsi attraverso delle correzioni individuali fatte su misura, ma di fatto un'impostazione completamente, diciamo, dal punto di vista nostro non professionale, e che ha appunto rischi. Nelle migliori delle ipotesi è un'attività indifferenziata, che quindi non è detto che sia funzionale a raggiungere un risultato, una soddisfazione personale. Nella peggiore delle ipotesi può portare proprio a degli infortuni. Quindi fondamentalmente anche da quel punto di vista qua ci siamo proprio schierati al contrario, quindi proposte solo individuali, personalizzate, e questo lo facciamo appunto, e da qui deriva il nome sequenziale, attraverso una serie di azioni da fare, di cose da fare, che si basano appunto sulla valutazione e monitoraggio, quindi c'è tutto un sistema di raccolte informazioni sia prima, durante l'allenamento, ma che riguardano anche monitoraggio, si intende, dello stile di vita, quindi l'alimentazione piuttosto che il sonno, piuttosto che la gestione dello stress, disciplina, tutti i fattori che insieme concorrono per raggiungere un certo risultato. Quindi questa è la nostra filosofia, ecco. Abbiamo toccato un tasto dolentissimo, alimentazione. Sì. Quanto conta l'alimentazione nella buona riuscita? Sì. Cioè, per ottenere risultati dell'allenamento, sì, sequenziale, sì, sì, quanto conta mangiare bene? Certo, l'alimentazione è molto importante, in effetti è tra i pilastri, possiamo dire, di questi percorsi per poterli rendere utili, funzionali. È un mondo vastissimo, quello che possiamo dire qui oggi è che sicuramente in base all'obiettivo che una persona deve raggiungere, di conseguenza in base all'allenamento, ma più in generale al percorso che viene creato attorno alla singola persona, l'alimentazione ha delle caratteristiche, quindi sono richieste differenti che anche queste devono essere adeguate alla singola persona, questo per certo. Il tempo minimo, abbiamo parlato, sì, di tempo prima, il tempo minimo di un allenamento sequenziale quanto deve essere e quante volte a settimana va ripetuto? Sì. E poi ancora, è sempre uguale o settimanalmente si cambiano gli esercizi? Esatto. Anche questa è una domanda eccezionale, perché mi permette di approfondire due argomenti fondamentali. Uno è quello dell'adattamento, che è un principio base dell'allenamento, cioè il fatto di creare i percorsi che siano costantemente aggiornati. Di fatto qualsiasi allenamento può essere giusto o sbagliato, ma non sarà mai giusto per sempre, nel senso che in un certo momento una persona ha bisogno di uno stimolo, ed è un programma, sono esercizi che poi però devono essere adeguati, cambiati, modificati, ma non casualmente, ma in base anche alle risposte che riceviamo, quindi ai dati dell'allenamento, ma ai dati anche di gestione dello stile di vita personale, quindi assolutamente questo è un aspetto fondamentale, ecco.
anche la scelta del luogo, no? Invece di scegliere la classica location, magari in pieno centro, comunque con il traffico intorno, hai scelto un posto nel verde, con una bella luce, un ambiente molto rilassante, cioè come se qui ci fosse un micro mondo di pace per il tempo che dedichi al cliente. È proprio così, è proprio così. Fondamentalmente qua è tutto creato su misura della singola persona, quindi tutto il nostro studio, il nostro centro ogni volta viene dedicato interamente ad una singola persona. È proprio un parco giochi dell'allenamento, se vogliamo. Quindi c'è l'area fitness, c'è l'area didattica, dove appunto facciamo anche delle correzioni a video, degli esercizi, delle attività che vengono svolte. C'è un'area che è dedicata appunto alle valutazioni, al monitoraggio, e tutto insieme quindi un luogo che permette proprio di dedicarsi al 100% ad un percorso che come avete intuito non è solo dell'allenamento, ma che riguarda anche tutti i fattori che concorrono nel appunto renderlo funzionale. Mi sono dimenticato prima di rispondere alla domanda del tempo minimo. Anche questo in realtà è un qualcosa di assolutamente personale, cioè mi spiego. Faccio sempre un paragone: non è un corso dove ok, ci sono due incontri a settimana. Non si capisce perché debbano per forza essere giusti o sbagliati, fatto sta che in genere sono uguali per tutti. Nel nostro caso no, anche questo prima di tutto in base alle esigenze individuali, ma poi anche entro i limiti del poter raggiungere soddisfazione o un obiettivo o un risultato, è una cosa che viene organizzata insieme. E di fatto un obiettivo può essere raggiunto con meno allenamenti magari più lunghi, o diversamente per necessità lo stimolo allenante può essere organizzato in più parti a tempo ridotto. Quindi anche lì il messaggio è che non ci sono vincoli particolari, se non quelli estremi di fare un qualcosa che sia funzionale chiaramente all'obiettivo. Quindi è un allenamento assolutamente sempre comunque personale. Da tutti i punti di vista, e tra l'altro con un monitoraggio costante, continuo, quindi noi ci capita un programma di doverlo, poterlo cambiare anche più volte, addirittura anche in base da una settimana all'altra, come accennavamo prima. Qui c'è sia un discorso tecnico, un programma fatto bene ha bisogno di fasi che si chiamano di carico, di scarico, quindi più facili, più pesanti, dipende, e poi ha bisogno anche di correzioni a volte in base alle esigenze appunto. Solitamente un percorso tipo dopo quanto tempo dai primi risultati? Sì, noi in genere come base ci prendiamo un trimestre come tempo minimo per averci appunto già dei risultati soddisfacenti, o perlomeno per averci indicazione precisa di una strada corretta che è stata presa. Quindi quello lì sì, se uno fa le cose bene è un tempo sufficiente per poter iniziare a vedere risultati. Può essere un tipo di allenamento che va bene anche per il recupero magari da problemi fisici, post-traumatici, cose di questo genere? Sì, ma allora noi di fatto chiaramente non facciamo fisioterapia, però effettivamente tutto quello che porta al recupero funzionale, che appunto deriva eventualmente da un infortunio anche a volte, quello sì. E il fatto di poter creare un percorso appunto individuale ci permette sostanzialmente di raccogliere prima queste informazioni e di conseguenza poi fare un programma che sia, può essere a volte sport specifico, può essere invece il classico dimagrimento, può essere appunto il recupero da un infortunio. Solitamente gli sport innovativi arrivano dagli Stati Uniti, l'allenamento sequenziale invece dove nato? L'allenamento sequenziale nasce qui a Parma e nasce fondamentalmente dall'idea e dalla volontà di correggere tutti questi problemi di cui abbiamo parlato oggi, perché di fatto anche nella mia personale esperienza e dei miei collaboratori abbiamo maturato insieme questa necessità. Di fatto prima ancora che ci fosse il nostro metodo,
ricevevamo comunque questo tipo di richieste e quindi poi abbiamo strutturato un percorso adeguato. Il nostro cliente tipo, infatti, per i motivi che abbiamo visto oggi, sono di fatto quelle persone che hanno spesso sono imprenditori, professionisti, agenti di commercio, delle persone appunto che hanno esigenze di risolvere queste problematiche di tempo, di spazio, comunque di organizzare un qualcosa che sia veramente ottimizzato, funzionale. Sono persone tendenzialmente un po' ambiziose che quindi vogliono fare le cose bene, ecco. Ma a prescindere in realtà dall'attività lavorativa che fanno o che non fanno, non è quello che è vincolante, ma è proprio il tipo di persona che è una persona che vuole fare le cose bene, vuole fare le cose in modo individuale e non appunto approssimato. Quanto conta la determinazione per raggiungere quel risultato? Beh, come in tutte le cose, conta anche quella, conta parecchio. E però colgo l'occasione per sottolineare che è uno di quei fattori che monitoriamo anche questo. Sembra strano, ma quella che noi chiamiamo disciplina, abbiamo un sistema di monitoraggio anche di questo fattore che viene appunto registrato settimanalmente e di fatto perlomeno quando viene fuori che questo è un punto debole, ce ne accorgiamo e quindi insieme alla persona lavoriamo anche su questo aspetto perché ci rendiamo conto a volte che può essere limitante. E gli altri fattori invece che valutate quali sono, oltre ovviamente a quelli fisici di cui abbiamo già parlato? Sì, di fatto appunto i pilastri sono allenamento, alimentazione, disciplina e il sonno e la gestione dello stress. Anche qui persone che hanno una vita complicata, diciamo, non tutti, ma in alcuni casi si tratta proprio anche di creare appunto adattamenti molto personali, in base anche a un tipo di lavoro che può essere stagionale per alcune persone che porta a modificare nel corso del tempo, dei mesi, la disponibilità appunto di dove potersi allenare o anche di tempo. Mi ha fatto tutto.